come anche quest'anno è arrivato in finale di Europa League. Bene ragazzi, andiamo un attimo in pausa perché sono le 22, ci ritroviamo fra poco qui su Radio Roma Futura, questo è il Nido delle Aquile. Cosa importa se è finita e cosa importa se ho la gola bruciata? Oh no. Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Lo stereo acceso, osservo il cielo fuori quanto piove, mentre parlo del più e del meno, così non penso alle mie paranoie. Guardo un po' la tele, cerco di distrarmi come tutte le persone. Vorrei stare bene, anche se è da giorni che non si vede il sole. Ma se fosse una bella giornata, lì da te sarei già sotto casa, e faremmo così tanta strada da sposarci una notte in Nevada e bere vino per una settimana in uno stupido hotel malmesso. E poi appena ritornati in Italia mi domandi adesso. Ma che importa se è finita? Cosa importa se era la mia vita? Oh no. Oh no. Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata morbida. Cosa importa se ho la gola bruciata? Oh no, oh no. Cosa importa se è durata? Quello che conta è che sia stata. Oh yeah. Ascoltando il Nido delle Aquile, non so per quale strano motivo lo stiate facendo, e soprattutto se lo state facendo liberamente, fatevi vedere da uno bravo. Bene, 22.04, questo è il Nido delle Aquile, siamo su Radio Roma Futura. Ragazzi, iniziamo con i collegamenti telefonici. Marco, a te la parola. Bene, allora è un momento un po' particolare per parlare di Lazio e del calciomercato in generale, quindi era da un po' di tempo che non lo disturbavamo e avevo il piacere di risentire la voce di Paolo Cericolo al Nido delle Aquile. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti, bentrovati. Ben trovato a te. Insieme a Paolo Cericolo abbiamo il nostro immancabile Andrea Sberna. Bentornato Andrea. Bentrovati, ciao a tutti. Ciao Andrea. Buonasera.
Bene, allora, innanzitutto Paolo, che momento stiamo vivendo? Chiaramente è appena finito il campionato e stanno tutti un po' in vacanza, a partire dal mister, dai giocatori. La società invece si sta muovendo, ancora deve iniziare a progettare quello che sarà la nuova Lazio di Inzaghi targata 2017-2018? No, allora diciamo innanzitutto che i giocatori sono in vacanza, il mister è ancora a Roma perché il figlio ha praticamente da poco tempo, il figlio grande ha da poco tempo finito la scuola, quindi ancora non è in vacanza, sta progettando ovviamente quella che è la creatura da plasmare nella prossima stagione. Il problema è che in questo momento il mercato della Lazio è congelato e ad attaccare la spina alla parete nel congelatore il signor Keita, perché quando si arriva a portare un ragazzo del 95 in scadenza contrattuale c'è il pericolo che se anche i tempi non sono quelli giusti, ma così fanno tutti, tanto per essere chiari, il giocatore ha un desiderio e se il desiderio non collima con quello del club, il problema grosso diventa quello di aver congelato praticamente quello che poteva essere un'operazione di mercato molto importante che poteva portare tanti soldi nelle casse della Lazio da poter poi dopo investire sul mercato, e invece quello che è comunque il fiore all'occhiello della campagna trasferimenti, visto che ormai ha manifestato in maniera chiara che se ne vuole andare, se non lo si accontenta e non si prendono i pochi soldi che invece l'altra società in questione, cioè la Juventus, offre alla Lazio, la questione non si sblocca. Quindi in questo momento il mercato della Lazio è congelato. Beh, posso legarmi a questa cosa? Vai Andrea. Allora, due domande / considerazioni. Uno, proprio su questa ultima parola che hai detto, quindi è un mercato, una situazione che bisogna preoccuparsi, quindi sulla base delle ultime stagioni per quanto riguarda i movimenti in entrata, per quello che tu sai, oppure ci farà vedere una piccola crescita da parte della società? E la seconda, ad oggi alla Lazio per affrontare la prossima stagione servirebbero almeno 3 nuovi giocatori, almeno a mia vista, a mio punto di vista. Tra un mese, con le 3 possibili uscite, i giocatori servivano 6/7, lo sa la società questo? Allora io credo, sì, la società lo sa perché lo stesso tecnico gliel'ha spiegato, dalle indicazioni che ho io Simone Inzaghi vuole una squadra con tutti i doppioni sostanzialmente, perché sa di dover giocare domenica, giovedì, domenica e poi a un certo punto arriverà anche la Coppa Italia. Sa benissimo altrettanto che nella Lazio la storia ci racconta dell'incubo secondo anno, motivo per il quale ha già messo le mani avanti, vuole giocatori che provengano principalmente dal calcio italiano o quantomeno che lo conoscano molto bene, che non abbiano problemi di ambientamento, tanto per essere chiari, ci si è accorti a marzo che alcuni giocatori erano da Lazio nell'arco di questa stagione, o meglio, basta riavvolgere il naso all'indietro ed ero presente, ad esempio, per farvi un esempio lampante, quando la Lazio acquistò Kolarov e il ritiro era quello di Kaffenberg, vi posso raccontare che Belio Rossi cercava di spiegare a gesti, perché non parlavano la stessa lingua, con Kolarov quello che erano in campo, i movimenti che doveva fare Kolarov. Luis Alberto ha passato questa stagione a Roma fino a dicembre a chiedere al direttore sportivo la cessione perché non si riusciva ad ambientare nell'ambito Lazio, poi da Firenze in poi, quindi parliamo comunque da Genova, okay, per essere più chiari, da Genova in poi, ma parliamo comunque del finale di stagione, ci siamo accorti un po' tutti che innanzitutto Luis Alberto non è un esterno ma un trequartista e che comunque sia numeri per starci nella Lazio. Però è chiaro che se tu arrivi da un'altra realtà dove non conosci la lingua, dove il modo di allenarti è diverso, dove il modo di alimentarti è diverso, dove ti viene stravolta sostanzialmente la vita, fai fatica ad ambientarti immediatamente. Motivo per il quale, da quello che risulta a me, Simone Inzaghi vuole giocatori pronti. Lo ha detto anche nelle ultime conferenze stampa. Detto questo, con la tua esperienza pensi che la società cambia in questo modo? O siamo sempre sulla stessa linea? Ma guarda, c'è un antefatto. L'antefatto era
un'operazione di mercato molto importante che la Lazio aveva tentato di chiudere. Era quello di vendere il pacchetto dei tre, scadenza 30 giugno 2018, tutti e tre al Milan, cioè Biglia, Keita, De Vrij. Biglia, Keita, De Vrij. 70 milioni di euro era la trattativa che la Lazio aveva aperto per questi tre giocatori, dalle indicazioni che ho io, dalle informazioni che ho io. Poi è successo che il Milan, così come uno stuolo di società italiane, si sono andati a prendere un po' i numeri, le presenze e soprattutto il minutaggio nella parte finale della stagione di De Vrij, e qualche perplessità è venuta, motivo per il quale fra l'altro mi risulta che la Juventus non sia mai andata e non sia mai interessata, non sia mai stata interessata neanche nelle ultime ore. So che qualcuno l'ha scritto, mi permetto di non essere d'accordo, ma semplicemente perché ho verificato direttamente fronte Torino e mi dicono che De Vrij non rientra nei quadri, nelle scelte juventine. Detto questo, poi dopo c'è stato il discorso legato a Keita e a Biglia. Trattativa chiusa con il Milan, perché 53 milioni di euro più bonus, praticamente 55, i due giocatori sarebbero andati. Il problema è stato Keita. Keita, come sapete tutti, perché ormai insomma lo sa penso veramente chiunque, ha scelto la Juventus. La Juventus e la Lazio non si parlano, perché le due società, i due vertici delle società, sono come il diavolo e l'acqua santa, senza stare a dare il nome e una rispondenza uno all'altro ovviamente, ma insomma ci sono state una serie di situazioni problematiche di rapporti di lega e non soltanto, che hanno portato a essere esattamente l'uno l'opposto dell'altro, motivo per il quale la Juventus gioca a ribasso e quindi alla Lazio, da quello che sempre so io, ho offerto 13 milioni più Sturaro. Dal Milan la Lazio ne prende quasi 35. Capite bene che la volontà della Lazio è vendere Keita al Milan. Ma se Keita al Milan non ci va, che facciamo? E di conseguenza, da quanto mi risulta, anche nell'arco delle ultime ore, la situazione legata a Biglia si è ulteriormente complicata, perché una volta che è stato sdoganato anche Keita dalla trattativa legata a Biglia, la Lazio ha chiesto più soldi dei 20 milioni di euro con i quali praticamente la trattativa di Biglia si chiudeva, motivo per il quale il Milan è andato su Borja Valero e su altri giocatori. E quindi Biglia, il futuro come lo dobbiamo immaginare? Cioè già si sta Montepaone offrendo ad altri club, o ci sono altri scenari particolari? No, lo scenario semplice è che o il Milan alza il prezzo della proposta, visto che insomma anche da questo punto di vista faccio fatica a mettermi nei panni di Biglia, perché insomma già due anni fa, famosa partita d'agosto, location cinese, ci fu la famosa battuta sulla fascia di capitano e tutto il resto, rinnovo del contratto a cifre fuori Lazio, perché 2 milioni e 8 sono cifre fuori Lazio. Dopodiché, in mezzo al campo, da quanto risulta a me, Biglia ad Inzaghi ha detto: mister, non c'è problema, io rimango sicuramente. Non ci si è messi d'accordo con Montepaone sulla percentuale che Montepaone doveva percepire, e adesso c'è il rischio che Biglia mi rimane? Beh, insomma, non è che proprio ne esca benissimo, eh? Ricordiamoci sempre che è il capitano della Lazio, quindi credo che la volontà di Biglia, dopo che ha comunicato a tutti di voler andare al Milan, alla fine in un modo o in un altro verrà accontentato. Però ad oggi tutto quello che era stato costruito nell'arco delle ultime settimane in maniera certosina e attenta, al momento attuale è congelato. E di paro passo la Lazio si sta muovendo su altri obiettivi? Allora, la Lazio ha praticamente chiuso De Ron. No, perché quando lo dici stretto stretto c'è qualcuno che fa: chi? Veron? No, De Ron, ex giocatore dell'Atalanta, retrocesso quest'anno con il Middlesbrough, non ha fatto la sua squadra, ovviamente essendo retrocessa, una grandissima stagione, non è proprio un regista classico, però c'è anche il placet di Inzaghi, e da questo punto di vista qui è la prima operazione chiusa. Da abbastanza tempo, poi chiusa, attenzione, bisogna sempre vedere quello che succederà con Biglia. È chiusa se Biglia va via,
se Biglia con il Milan ci dovessero essere nuovi e ulteriori capitoli di questa saga, che non so onestamente quando e come finirà, tutto ci può stare, anche che un giocatore non rientri più nelle due scelte e due piani, perché l'altro che tu